Siamo a Roiano in via Stock davanti alla sede dell'Agenzia delle Entrate. Vedete una quarantina di persone in coda, ma non è una coda tradizionale d'attesa normale in questa occasione. Questa mattina è apparso un cartello relativamente a un'assemblea sindacale e molte persone, tra cui quelle che avevano appuntamento, si sono trovate chiuse fuori dalla porta. Sì, dico che perlomeno un comunicato stampa da qualche parte potevano farlo, potevano avvisare. Ci sono persone che si sono presi degli impegni, hanno disdetto degli impegni per poter venire a fare il loro dovere da cittadini e si trovano ad aspettare qua in strada. Insomma, non mi sembra corretto. Ci sono una quarantina, molti sono andati anche via. Moltissimi sono andati già via. È un posto dove si deve venire sempre presto, perché se no non sarai mai primo. E quindi alle 7 della mattina per essere 8:45 io sono sempre primo, solo che oggi mi sono trovata. Alle 7, alle 11 fanno 4 ore. Beh, ma questo non mi pesa perché è la mia disciplina che mi do, non è una regola dello Stato. Ma questo forse è... Tanto tempo in attesa. Tanto, cosa dobbiamo fare? Si deve aspettare. Si tiene duro. Così è. Dalle 8 e mezza che sono qua, che aspetto, da Muggia che vengo. Aspetto qua, perché devo. Anche perché ci sono scadenze magari improcrastinabili per alcuni. Sì, no, ho certe scadenze in cui dopo mi viene tassato ancora di più. E quindi devo per forza essere qua e andare oggi. Praticamente non si passa qui in via Stock, normalmente l'apertura dell'Agenzia delle Entrate, dello sportello è fissata per le 8:45, oggi prima delle 11 non aprirà, ma non se ne sapeva nulla. Se lo mettevano sul sito uno si organizza e non resta qui ad aspettare, tutto qua, e hanno diritto di fare assemblea sindacale, ma magari avvisare uno poi non perde ore di lavoro, per niente. Un'attesa imprevista, diciamo così. Sto prenotando per lunedì prossimo online a questo punto. A questo punto si organizza? Già. Grazie.